60 anni di storia, 60 anni di successi, 60 anni di campioni e uomini che hanno fatto grande questa corsa, il Gran Premio San Giuseppe a Monte Cassiano. L'organizzazione è a cura del Velo Club Monte Cassiano. Un'edizione oltremodo singolare sotto molti aspetti, primo fra tutti la data stessa della gara, non più nella terza classica domenica di marzo causa Covid-19. Un'edizione speciale perché dedicata al compianto Graziano Pallotto, presidente per molti anni del Velo Club Monte Cassiano ed ex sindaco dell'omonima cittadina, scomparso lo scorso anno proprio a causa del virus. Un'edizione che vede una partenza inedita dalla sede della CBF Balducci Group, fiore all'occhiello del tessuto economico locale, sponsor di vecchia data del Velo Club Monte Cassiano, che ha deciso in questo modo di omaggiare la famiglia Balducci per il sostegno continuo ricevuto in anni di collaborazione. Una gara dall'albo d'oro straordinariamente prestigioso. Gianni Moscon, Filippo Ganna e Ivan Basso sono solo alcuni dei professionisti che prima di fare il grande salto sono passati per le vie di Monte Cassiano, in una corsa che da sempre regala emozioni e grandi colpi di scena. Dopo il minuto di silenzio per ricordare Graziano Pallotto, lo spettacolo è assicurato dal classico circuito A8 che si snoda attorno a Monte Cassiano per 162 km in sali scendi. Come i precedenti, il 60° anno della corsa del patrono cittadino vede quale primo interlocutore il comune, a testimonianza della valenza civico-identitaria del San Giuseppe. La gara torna anche a far calcare alle Marche il Cappello d'Oro, memoria al Paolo Piazzini, memoria al Franco Bellucci, challenge al suo 30° compleanno. Una gara combattutissima fin dall'inizio, che vive continui avvicendamenti in testa alla corsa fino a quando, al suono della campana, si forma un drappello di 8 unità. Sull'ultima scesa, prima del tradizionale arrivo in Viale Italia, è il britannico Paul Double della MGK Vis ad attaccare e si presenta solo nel viale d'arrivo. Sembra fatta, ma è l'umbro Michele Corradini della Viris di Gevano che con un'azione incredibile riesce ad affiancarlo e a superarlo negli ultimi metri. Finale davvero incredibile e a chiudere il podio è Manuel Pesci del team Malmantile davanti a Davide Botta, Davide Pinardi, Giacomo Garavaglia, Luca Poggi, Giuseppe De Laurentiis, Simone Lucca e Francesco Di Felice. Michele Corradini indossa anche la maglia biancazzurra del campione di giornata del trofeo Cappello d'Oro. Primo evento cittadino dopo oltre un anno è dunque sopra ogni aspettativa, con grande soddisfazione del sindaco Leonardo Catena, del neopresidente del Velo Club Monte Cassiano Enrico Bravi, del vicepresidente Sergio Latini e di tutti i membri di uno straordinario staff.